Non si ferma la mano dei vandali contro i simboli di Pesaro presenti in Viale Trieste e nei dintorni. Dopo lo sfregio alla palla è toccato alle panchine dell'Arenco con l'effigie dei leoni alati in Piazzale della Libertà. Si tratterebbe forse delle solite gang di giovani e giovanissimi vandali. Per fare chiarezza sulla vicenda sono in corso le verifiche e l'acquisizione dei filmati, delle telecamere di videosorveglianza. Una raffica di martellate per i leoni alati, calci invece per la parte in legno, un'azione ovviamente non gradita dall'amministrazione comunale. Un ulteriore utilizzo, diciamo, incivile da parte di qualcuno che ancora non sappiamo chi è, di questi spazi pubblici. Abbiamo visto un'altra panchina completamente rovinata, non per frutto del caso, ma con qualcuno che è andato lì proprio con quelle intenzioni. Una panchina che sono quelle donate dall'Arenco, e per cui l'Arenco è sempre stata molto anche disponibile e generosa anche negli interventi di manutenzione che si sono susseguiti. Adesso la porteremo via perché così non può stare e cercheremo di intervenire. È chiaro che non può essere il comune, quindi tutti noi, a dover pagare per colpa della deficienza di qualcuno. Novità importanti per quanto riguarda la palla di pomodoro, il simbolo della città pesarese sfregiato nei giorni scorsi con dei graffi sul bronzo. Abbiamo insieme al vice sindaco Daniele Vimini fatto un sopralluogo con dei restauratori per capire innanzitutto anche qual era lo stato delle incisioni che ci sono state. Per fortuna sono incisioni poco profonde, però stiamo valutando l'opportunità di provvedere ad un restauro importante anche in funzione della capitale italiana della cultura. Infine un semplice ma chiaro appello da parte dell'assessore del comune di Pesaro, Riccardo Pozzi. Sicuramente c'è un lavoro importante che va fatto sulla responsabilizzare le persone sull'utilizzo delle cose comuni. Alla fine a pagare siamo tutti e non è giusto che chi rispetta le regole si debba trovare a dover contribuire a pagare della deficienza di queste persone. Mi viene da dire, fare un appello a questo punto più nei confronti di chi vede cose che non devono essere fatte, di comunicare alla polizia locale. Quella, voglio dire, la palla di pomodoro, quella piazzale Libertà è un piazzale che in queste settimane di tempo bello è stato sempre molto frequentato, quindi chi vede cose che vengono fatte come non devono essere fatte, di avvisare subito le forze dell'ordine, la polizia locale, in modo tale da intervenire ed evitare di trovarsi in queste situazioni spiacevoli.